Alfano chiude tutte le porte a Monti, le sue aperture al PDL sono ipocrite e finte, pensiamo a vincere da soli. Oggi da Palermo è partita ufficialmente la campagna elettorale in Sicilia. In apertura dell'anno giudiziario di Palermo, duro richiamo del presidente della Corte d'Appello Oliveri, dobbiamo fare autocritica da evitare i protagonismi e le troppe presenze in TV di alcuni magistrati. Sulla mafia spiega, non ha un capo ma la sua struttura non è cambiata. Ricordato oggi a Palermo Mario Francese, il giornalista ucciso 34 anni fa dalla mafia, una cerimonia si è tenuta in Viale Campania, luogo dell'agguato. Al via il 15° corso di studi dell'Accademia Nazionale della Politica. Il presidente Bartolo San Martino dice la formazione è centrale per la democrazia. Non ci si può arrendere ai furbi e alla contestazione dei partiti fino a se stessa. Buongiorno e benvenuti dalla redazione del TG Med a questa nuova edizione del TG. Diamo pure il benvenuto al nostro ospite di oggi del telegiornale, Ciro Di Volo, presidente del Corecom. Insieme faremo un bilancio del passaggio al digitale terrestre ormai a 6 mesi di distanza, ma anche parleremo delle prospettive del comitato. Partiamo però dalla politica, perché il PDL chiude tutte le porte a Mario Monti. Il segretario Alfano lo ha sottolineato oggi inaugurando la campagna elettorale a Palermo insieme ai candidati di tutte le liste. La coalizione del centrodestra dice non ha bisogno del premier. Le interviste sono a cura di Luigi Perollo. Le aperture di Monti al PDL sono ipocrite e finte. Noi non siamo interessati, perché Monti pone la condizione che non ci sia Berlusconi. È scorretta come condizione ed è ipocrita nella sua manifestazione esterna. Noi pensiamo a vincere da soli e non crediamo che questa coalizione di centrodestra abbia la necessità di avere a che fare con Monti. Noi pensiamo di portare il premio di maggioranza in Sicilia al Senato e di contribuire attraverso il successo siciliano a vincere anche al Senato. Alla Camera pensiamo di prevalere con una battaglia elettorale che ci vedrà recuperare un punto ed oltre a settimana per 4 settimane. Secondo i nostri sondaggisti, il divario oggi esistente tra il Partito Democratico e il Popolo della Libertà, o meglio, secondo la coalizione a guida Bersani e secondo la coalizione a guida Berlusconi, questo divario è di 5 punti. Questi 5 punti noi pensiamo di recuperarli in 4 settimane, recuperando poco più di un punto a settimana. A liste ormai chiuse, che partito si disegna intanto per la Sicilia e poi a livello generale, ora superando polemiche o frizioni dell'ultima ora? Le polemiche ci sono sempre e sono, come dire, fisiologiche. Le liste sono liste sicuramente positive da tutti i punti di vista, nel senso che c'è una buona presenza di donne, una buona presenza di giovani. Abbiamo anche dato un segnale forte alla società civile in questo periodo un po' di antipolitica, riuscendo anche a convincere chi diciamo non era totalmente legittimato per vicende proprie giudiziarie a candidarsi. Quindi abbiamo chiesto un passo indietro a quelli appunto a quelli su cui tante polemiche nelle settimane scorse insomma sono state fatte. Quindi le liste sicuramente sono liste su cui poter contare. Dopo anche la presentazione di ieri di tutti i candidati del PDL a Roma con il presidente Berlusconi, io credo che se prima speravamo di vincere, oggi diciamo abbiamo la certezza, perché abbiamo visto un grande coinvolgimento da parte non solo dei candidati ma anche della gente, della società civile, che ci ha incoraggiato, che ci sostiene. Quindi incrociamo le dita. Io penso che in questo mese, siccome sono pochissimi i punti percentuali che ci distaccano dalla coalizione di centrosinistra, sarà possibile sicuramente recuperarli e quindi raggiungere il traguardo. Ma sicuramente un partito in piena effervescenza, un partito che ha voluto candidare tanti giovani, che ha voluto candidare donne, esponenti della società civile, e poi ha confermato anche quei parlamentari che hanno lavorato bene, ha confermato tanti parlamentari che nella scorsa legislatura hanno prodotto tanto sul piano legislativo, ma anche un partito che deve dire grazie ai tanti parlamentari che non sono stati ricandidati, a coloro che
hanno contribuito certamente ad una produzione legislativa di qualità e che in questa tornata non saranno ricandidati. Anche a loro certamente il nostro grazie e il grazie del partito, un partito che si apre alla società civile, si apre ai giovani, alle donne, un partito che a mio avviso punta in Sicilia a conquistare il premio di maggioranza che certamente sarà determinante per il futuro Parlamento. È uno dei principali motivi di dibattito di questa campagna elettorale sicuramente la presenza di magistrati, candidati nelle liste. Il ruolo dei PM è stato affrontato oggi durante la cerimonia di apertura del nuovo anno giudiziario del distretto di Palermo. Duro l'intervento che è arrivato dal presidente della Corte d'Appello. Ci spiega perché Marianna Grillo. La sovraesposizione mediatica e i protagonismi di alcuni magistrati costantemente presenti nei talk show televisivi va stigmatizzata. È duro il richiamo del presidente della Corte d'Appello di Palermo, Vincenzo Oliveri, rivolto ai giudici togati. L'affondo arriva alla luce delle recenti discese in politica di ex magistrati di spicco, come Ingroia. Per Oliveri, infatti, il ruolo del magistrato è quello di applicare e far rispettare la legge, non certo quello dell'oppositore politico alla ricerca dello scontro. Alla cerimonia è intervenuto anche il procuratore di Palermo, Francesco Messineo, che ha parlato della situazione in cui versa attualmente l'amministrazione giudiziaria e sulla quale efficienza incide la carenza di personale e la lentezza burocratica. Fatto il punto anche su Cosa Nostra, ad oggi senza un capo riconosciuto ma ancora fortemente radicata nel territorio e con una salda struttura organizzativa. In crescita le estorsioni e le truffe all'Unione Europea, anche se si avvertono segnali di cambiamento sul fronte di chi ha deciso, ad esempio, di non pagare il pizzo. Gli sforzi investigativi però hanno anche dei costi, soprattutto se si parla di intercettazioni. Nell'ultimo anno sono stati spesi 36 milioni di euro, circa 8 milioni in più rispetto all'anno scorso. Un aumento di peso certo dal maggior numero di bersagli colpiti e dai costi elevati di nuove apparecchiature. La cerimonia si è conclusa con un auspicio da parte di Oliveri, quello di trasformare la giustizia da ostacolo per la crescita a volano per un'economia competitiva che però stenta a crescere. E dando un rapido sguardo all'apertura dell'anno giudiziario degli altri distretti, a Catania il presidente della Corte d'Appello Scuto, nella sua relazione, ha spiegato che tutti gli uffici sono fortemente penalizzati da vuoti d'organico del personale di magistratura. Da Messina arriva lo stesso allarme per la consistente riduzione prevista degli organici. Il presidente della Corte d'Appello Fazio definisce infatti la situazione intollerabile. Infine a Caltanissetta è stato sottolineato l'aumento della criminalità minorile impiegata come manovalanza delle cosche mafiose, non solo per lo spaccio ma anche per intimidire i commercianti vittime del pizzo. 34 anni fa veniva assassinato a Palermo Mario Francese, il cronista del Giornale di Sicilia venne ucciso dalla mafia a causa delle sue inchieste. L'Unione Cronisti e l'Ordine dei Giornalisti lo hanno ricordato questa mattina con una cerimonia. Sentiamo. L'ascesa dei Corleonesi, nuovi intrecci tra criminalità organizzata, affari e politica, le infiltrazioni negli appalti. In anni nei quali c'era ancora chi metteva in dubbio l'esistenza stessa della mafia come organizzazione, Mario Francese portava sotto i riflettori le dinamiche interne delle cosche. Una voce tra le più cristalline e coraggiose che il giornalismo siciliano abbia mai conosciuto è per questo considerata da Cosa Nostra pericolosa. I killer lo aspettarono in Viale Campania, strada in cui viveva quel 26 gennaio di 34 anni fa. Il comando guidato da Luca Bagarella lo zittì per sempre, non riuscì però a cancellare il valore dell'eredità civile e professionale lasciata dal cronista del Giornale di Sicilia. L'omicidio di Francese diede il via a una lunga scia di delitti eccellenti. Nel 79 si contarono infatti anche gli omicidi del capo della mobile Boris Giuliano, del giudice Terranova, del segretario provinciale della DC Reina, tutti omicidi con la firma dei Corleonesi. Per l'assassinio di Mario Francese, dopo anni di silenzio e dopo la riapertura dell'inchiesta sollecitata dalla famiglia, sono stati condannati a 30 anni, con sentenza ormai definitiva dal 2003, i boss Totò Riina, Raffaele Ganci, Francesco Madonia, Michele Greco e lo stesso Bagarella, mentre il boss Bernardo Provenzano nel processo bis sarà condannato all'ergastolo con sentenza confermata dalla Cassazione nel 2005. La targa che dal 2006 si trova in Viale Campania è una risposta anche al silenzio che, per troppo tempo, ha accompagnato gli anni dopo la morte di Mario Francese. E siamo arrivati al momento dell'ospite, con noi è Ciro Divuolo, presidente del Corecom. Presidente, se messi dal passaggio completo al digitale terrestre, che bilancio possiamo fare? Innanzitutto buongiorno a tutti.
Ma io credo abbastanza positivo, tutto sommato. Se si pensa che in regioni come il Piemonte, che sono passate ormai da 2 o 3 anni, ancora 500-600 mila persone non vedono la RAI, io credo che questo è un dato che in Sicilia non si è verificato. Ci sono stati alcuni problemi come la zona dell'Addaura qui a Palermo, che sono stati risolti recentemente dalla RAI. Ci sono zone del Messinese dove c'è un problema atavico perché da sempre ci sono alcuni punti dove anche con l'analogico non si vedeva, però la RAI so che sta cercando di intervenire. E intenzione mia, insieme all'ispettorato delle comunicazioni, di poter fare di qui ad qualche mese uno studio per una mappatura per vedere quali sono ancora i punti critici per poterli risolvere, però tutto sommato io credo che sia positivo. Per quanto riguarda invece il Corecom, il vostro comitato, da poco a livello nazionale ha festeggiato i 10 anni di attività, le vostre competenze per quanto riguarda la Sicilia si stanno allargando. Quali sono le vostre prospettive future? Sì, questo è un auspicio, è quello che noi speriamo di fare come nuovo comitato di qui a un anno, avere anche le seconde deleghe dall'autorità. I 10 anni di attività che abbiamo celebrato il 23 gennaio a Roma ci vedevano a noi abbastanza giovani rispetto agli altri Corecom d'Italia, perché noi da soltanto un anno abbiamo acquisito le prime deleghe dall'autorità. Tra queste la conciliazione, un dato molto importante, è un servizio ai cittadini di garanzia e tutela. Ci sono state 1.200 persone che sono entrate durante il 2012 al Corecom con un problema e sono usciti con una soluzione. Ed è un dato ancora troppo basso, non abbiamo avuto ancora la possibilità di lanciare la pubblicità di questo servizio, lo faremo nei prossimi mesi e lì incomincerà sicuramente un'attività molto più intensa a garanzia, ripeto, a tutela del cittadino. Quali sono dunque i campi di azione vostri che si allargheranno? Quindi non solo emittenza televisiva, ma di cosa si tratta? Noi dovremmo, entro così ci è stato detto dall'autorità, per trovare una omogeneità sul territorio, tutti i Corecom devono avere lo stesso tipo di attività sul territorio nazionale. Noi acquisiremo quindi, oltre a quelle che noi abbiamo come attività dall'autorità, prossimamente anche la definizione delle controversie con gli operatori telefonici, il registro degli operatori delle comunicazioni, quindi la tenuta di questo registro, e poi il monitoraggio sulle emittenti delle televisive locali. Grazie Presidente Di Uolo, noi Grazie a voi. adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo. Nuova Sport Car, la nuova concessionaria Palermo BMW e Mini, Isola delle Femmine, Via delle Industrie 77. Fuori tutto, da Trotta Gruppo, saldi del 10, 20, 30, 40, 50%. Trotta Gruppo, l'unico megastore del tessile, strada statale 113, chilometro 58, a Carini. Hai deciso di vendere il tuo oro, ma non hai tempo per raggiungere i nostri punti vendita. Affari in oro ha la soluzione per te. Da oggi eseguiamo il ritiro dei preziosi direttamente a casa tua. Contatta il nostro reparto di acquisto online. Clicca il nostro sito web e scoprirai i vantaggi. Affari in oro. Allarme bomba questa mattina in Piazza Indipendenza a Palermo a causa di una motoape abbandonata davanti a Palazzo Dorle, anzi sede della Presidenza della Regione, che ha fatto scattare l'allarme. Il mezzo si trovava infatti davanti al palazzo, sul cassone c'era un grosso baule che ha insospettito le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia che hanno constatato che non c'era esplosivo. Il mezzo è stato poi rimosso. Un nordafricano dell'apparente età di 30 anni è stato ucciso la notte scorsa a Catania con colpi di pietra alla testa. L'aggressione è avvenuta nel rione San Berillo Vecchio. Soccorso da personale del 118, l'uomo è stato condotto d'urgenza nell'ospedale Garibaldi, ma quando è arrivato era già morto. Sul posto per i rilievi e indagini sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Catania.
Incredibile soccorso in un centro commerciale di Catania. Un ragazzo di 12 anni ha un arresto cardiaco tra i clienti. C'è un medico rianimatore che riesce a salvarlo, ma che a sua volta è colto da un infarto ed è soccorso dalla moglie, una pediatra. Il ragazzo è adesso in buone condizioni, mentre il medico rianimatore è ricoverato nel reparto di cardiologia dell'ospedale Ferrarotto, dove tra l'altro lavora. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. La polizia ha arrestato a Messina 12 persone nell'ambito di un'inchiesta su presunte truffe all'INPDAP e altri istituti finanziari. Gli indagati avrebbero fatto ottenere la pensione di reversibilità a presunti vedovi di dipendenti pubblici, truffando così l'INPDAP. Inoltre ottenevano prestiti da finanziare che però poi non venivano ripagati. In tutto la truffa ammonta a 100.000 euro. Iniziata come un comune blitz antidroga, un'operazione dei carabinieri ha permesso di scoprire alcuni importanti reperti archeologici detenuti illegalmente. La scoperta è stata fatta durante alcune perquisizioni in appartamenti a Portopalo di Capo Passero. Oltre che dalla droga trovata in due abitazioni, l'attenzione dei finanzieri è stata attirata da quelli che a prima vista sembravano essere vasi ornamentali, ma che in realtà erano anfore greco-italiche di grande valore archeologico. Sarà inaugurato questo pomeriggio a Villa Amalfitano a Palermo il 15° corso di studi dell'Accademia Nazionale della Politica, diretta dal professore Bartolo San Martino e dedicato alla memoria di Enzo Fragalà. Ad aprire i lavori ci sarà anche il rettore dell'Università di Palermo e lo scrittore e giornalista Pietrangelo Buttafuoco. Sentiamo proprio il direttore dell'Accademia, Bartolo San Martino. Nonostante la formazione politica sia centrale per avere una classe dirigente all'altezza di guidare un paese, di rappresentare degnamente una nazione, oggi purtroppo abbiamo di fronte un quadro politico profondamente degradato e degenerato. Però siamo consapevoli che ai giovani bisogna dare degli stimoli, bisogna dare anche una prospettiva, malgrado tra i giovani serpeggi scoramento, serpeggi anche una certa rassegnazione riguardo il proprio futuro, la possibilità che il proprio futuro sia migliore rispetto a quello dei propri genitori. La formazione politica è una cosa seria, è centrale per la vita democratica di un paese, non ci si può arrendere agli improvvisati, non ci si può arrendere alla contestazione per la contestazione, non ci si può arrendere ai furbi e ai mediocri. Ecco, questo è il messaggio che con l'Accademia, dopo 15 anni, anche sull'esempio di Enzo Fragalà, vogliamo rinnovare con il nostro corso di studi politici. Contano più i governi e i parlamenti democraticamente eletti o alla fine contano le lobby, gli interessi, le banche? Beh, guardi, da questo punto di vista io non voglio fare dietrologia, ma per rispondere alla sua domanda in maniera molto, come dire, trasparente, diciamo, i popoli europei, quelli occidentali soprattutto, che hanno vissuto questi ultimi anni sotto la morsa della crisi economica, hanno sotto gli occhi di tutti le ricette che gli stati hanno messo in campo. Sono ricette che hanno salvato le banche, i grandi gruppi di speculazione finanziaria, a discapito del risparmio dei cittadini che è stato impegnato appunto in questo grande salvataggio. E questo però ha avuto un costo enorme sotto il profilo dell'austerità, sotto il profilo della povertà, della perdita di lavoro, della perdita di speranza che purtroppo oggi viviamo come un'emergenza non soltanto economica ma anche morale e psicologica. È stato inaugurato a Palermo il ristorante Castello a Mare, protagonista di questa avventura lo chef Natale Giunta, ma anche Pucci Scafidi con la sua cronaca in immagini di luoghi di Palermo riscoperti soltanto da poco. Il servizio. Fare incontrare i sapori della Sicilia con l'arte e le atmosfere suggestive di un luogo da poco riscoperto e rivalutato come la Cala di Palermo. Con queste premesse nasce il ristorante Castello a Mare. Ad occuparsi del menù lo chef Natale Giunta, che insieme ai suoi giovani e promettenti collaboratori ha ideato una serie di piatti ideati apposta per colpire il palato e la fantasia dei clienti. Una nuova sfida in un posto bellissimo, in una location penso unica, perché siamo in un unico castello della città e con delle prospettive importanti, perché vogliamo fare buona ristorazione. Abbiamo una cucina prevalentemente legata al territorio, ma con piatti anche a livello nazionale, naturalmente con la ricerca del cibo, con la ricerca della materia prima, vogliamo una costanza del prodotto, vogliamo una costanza di tutta la nostra carta dei vini, una costanza della qualità del cibo che vogliamo dare al nostro cliente. L'idea è quella di dar vita a un ristorante che faccia riscoprire ai palermitani parte della propria cultura attraverso gli scatti fotografici presenti in sala, opere di Pucci Scafidi.
ho cercato di mettere delle immagini che appunto vivendo in un binario fanno vedere la territorialità ma anche la sua grandezza, quindi la cucina. In particolare appunto di cosa parlano queste immagini? Ci descrivi un po' questa mostra? È una mostra suddivisa per settori, c'è una parte dove si parla di architettura industriale perché questo era un posto appunto dove si faceva, era una grande industria e quindi all'interno di queste mura loro chiaramente hanno conservato dei grandi tralicci in ferro e quindi vedendo questi tralicci subito mi è venuto in mente di andare in archivio e prendere tre fotografie che abbiamo stampato appunto su alluminio di architettura industriale. Poi invece vicino alla parte dei vini sarebbe stata scontato mettere il territorio del vino, parecchio visto, invece abbiamo giocato sul mare e quindi sul territorio. Noi siamo in pieno centro di Palermo, finalmente ci stiamo riappropriando del mare e quindi ho messo immagini di mare, ho messo dei delfini, ho messo una doppia esposizione con la cala di Palermo, ho messo delle immagini della Sicilia dove appunto fuoriesce questa grandezza, questa grande energia che è il mare. Sono stati bloccati mentre tentavano di rubare 1000 carciofi caricandoli su una Smart, un'impresa quasi da Guinness dei primati, non è andata però a buon fine quella di due giovani gelesi di 22 e 17 anni che, con un terzo complice, stavano riuscendo a portare via i carciofi. I carabinieri li hanno però bloccati all'interno del fondo agricolo. Il più grande è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, mentre il 17enne è stato accompagnato presso il centro di accoglienza per minorenni di Caltanissetta. Si ferma qui questa edizione del TG Med, non prima però del meteo, subito dopo la breve pausa pubblicitaria. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Nuova Sport Car, la nuova concessionaria Palermo BMW e Mini, Isola delle Femmine, Via delle Industrie 77. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere, i nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Da oltre 25 anni SunPower guida la rivoluzione fotovoltaica. Inventiamo nuove tecnologie fotovoltaiche, alziamo gli standard, battiamo i record e cambiamo le abitudini energetiche delle persone. Ecco perché chi conosce il fotovoltaico sceglie SunPower, the world's standard for solar. Hai scelto Auto Europa? Perché Auto Europa ti dà sempre di più, il miglior servizio al miglior prezzo e poi sono ovunque. Ok, mi hai convinto. Roma, Milano, Torino, Palermo, Catania, Pisa, Firenze, Venezia, Bologna, Napoli. Auto Europa è veramente ovunque. Servizio impeccabile, staff efficiente, tariffe imbattibili. Auto Europa, l'autonoleggio low cost. Sulla Sicilia ancora tempo instabile con piogge soprattutto sulla fascia tirrenica. Da questa sera è previsto un nuovo peggioramento a partire dalle zone occidentali. Temperature in calo nei valori minimi, in rialzo in quelli massimi. Venti sino a moderati, a tratti tesi settentrionali con mari sino a molto mossi. Domani sulla nostra regione ancora maltempo, le piogge colpiranno soprattutto la fascia tirrenica. Temperature previste in leggero aumento. Venti da nord-nord-est con mari mossi o molto mossi.